Salve ragazzi, quest'oggi vorremmo recensirvi il Dylan Dog numero 365, cronodramma. Eccolo qui, soggetto e sceneggiatura di Carlo Ambrosini, e disegni Carlo Ambrosini e Werther Dell'Edera, quindi un tandem, sì, un duo ai disegni. Partiamo subito con la copertina di Gigi Cavenago. Sì, Gigi Cavenago con questa copertina che a me ha ricordato molto Salvador Dalí, quindi sì, il surrealismo e con questi colori molto ben in evidenza, questo rosso, verde, cioè anche, un arlecchino. Sì, una maschera qui, un arlecchino, praticamente Dylan Dog appeso ad un orologio a vapore, alle lancette di un orologio a vapore. Il cronodramma. Eh sì, per descrivere appunto questo titolo di questo 365. Molto emblematico, sì. Già dalla copertina fa capire come sarà più o meno la storia. Diciamo sì, la copertina ben fatta, sì. Ci sta, questi colori veramente, come ho detto, ricorda Salvador Dalí e surrealismo, quindi ci sta alla grande. Cavenago ormai è, come dicevamo prima, ormai è lui, ha preso a pieno ritmo perché è il copertinista di Dylan Dog, ha sostituito Stano, e quindi sta facendo già un ottimo lavoro. Alla fine siamo soddisfatti, continuerà così perché abbiamo fiducia in lui. Ai disegni abbiamo, come detto, un duo, Carlo Ambrosini e Werther Dell'Edera. Carlo Ambrosini, ovviamente, in questa storia, come fa da sempre, lui fa soggetto e sceneggiatura più i disegni. Però questa volta... Sì, questa volta si è avvalso della... Sì, si nota anche. Ora ve lo faremo vedere. Diciamo il passaggio da i disegni fatti da Ambrosini e i disegni fatti da... Sì, infatti si vede moltissimo. Comunque si è avvalso dalla collaborazione di Werther Dell'Edera. C'è una spiegazione, perché... Infatti voi notate qui un Dylan Dog disegnato in questa maniera. Fatto da Ambrosini. Sì, questo è Ambrosini. E poi c'è il Dylan Dog disegnato diversamente, che è questo qui, da Werther Dell'Edera, un Dylan Dog diverso, quasi con degli occhi, non vorrei dire, cioè, voglio dire la mia, gli occhi sono quasi orientali a volte, sì. Cioè si vedono questi occhi un po' chiusi, fatti bene comunque da Werther Dell'Edera. Ognuno interpreta il suo Dylan Dog. Quindi... Poi è bello che poi così è pieno di dettagli, le cose, invece quello di... Dell'Edera invece è più naive. Sì, più sì, è senz'altro un altro stile, sì. Però si amalgamano molto bene, loro, cioè i due si amalgamano bene, e posso dire che il risultato è ottimo. Qui c'è anche un personaggio che è uscito in questa storia, che è Rania. Hanno riproposto appunto Rania, molto, devo dire, mi ha colpito molto Rania. Questo disegno di Rania, sì, perché l'hanno disegnato veramente diverse delle altre volte. Comunque Rania non esce sempre, cioè non è sempre presente negli abiti di Dylan Dog, ma questa volta è stata disegnata così, con questo velo, perché lei comunque è musulmana, e gli occhi truccati, colpisce molto Rania. Parliamo della storia. Allora, i disegni sono quelli che condiscono bene il tutto. La storia, allora Matteo, la storia è complicata da dire. Complicata da descrivere. Allora, perché se tu dici una parola in più, fai spoiler. Se dici una parola in meno, non racconti in maniera adeguata. Diciamo, si può dire solamente un po' l'incipit, l'inizio. Sì. Cioè, Dylan ha una richiesta d'aiuto da questa scrittrice, Aida Adams, diciamo, sì, che scrive romanzi fantasy. Praticamente questa scrittrice si trova a degli incubi, trova un fantasma di una bambina, non si capisce perché. Diciamo, Dylan deve indagare, si rivolge a Dylan, Dylan deve indagare su questa storia. Diciamo, il secondo Dylan è praticamente quello disegnato da Dell'Edera, è praticamente una specie di in un mondo parallelo. Sì, in un mondo parallelo, perché vi dico senza spoilerare che c'è un personaggio molto importante di una storia appunto di Ambrosini, che è Inferni, Dylan Dog numero 46, c'è cioè il guardiano dell'inferno, sì, colui con... eccolo qui, l'avevo trovato, non ricordavo la pagina. Comunque avete capito chi è? Sì, è il personaggio che ha una faccia, cioè un viso e una faccia dentro il viso praticamente, sì. Ed è un demone, è stato riproposto qui anche questo personaggio con l'occhio, proprio la faccia, cioè la sua faccia è l'occhio. E qua mi ha ricordato molto Inferni, che è una storia vecchia di Ambrosini, numero 46. Come le storie di Ambrosini hanno questa particolarità, secondo me, soprattutto legando e ricordando Inferni, che sembrano un po' incasinate. Sembrano incasinate, poi però si riprendono. Nel senso, allora, io
la cosa che ho notato di più, che per le prime 20 pagine, Non 20-25 ti prendi. pagine, non mi prendeva. Era abbastanza, non dico noioso, però è partito con il piede un Già non si po'. usciva Sì, niente. infatti, non aveva il Cioè, piede prima di sull'acceleratore, arrivare sì. veramente devi. Poi si è ripreso, perché comunque si è ripreso il Dylan per la metà e verso la fine, poi ci sono stati diversi Sì, colpi di scena. colpi di scena che hanno fatto riprendere assolutamente Giusto. l'albo. Quindi Che per possiamo leggere si dire legge, sì, si comunque. legge, scorre, se ne vanno sempre i 30-40 minuti di non so quanto tempo ci mettete voi per leggerlo, io ci metto sempre dei 30-40 minuti. Comunque la storia, cioè ho detto soltanto l'inizio, quelle 20 pagine non riusciva ad ingranare, poi la storia si è ripresa perché ha avuto dei colpi di scena Sì. importanti. Cioè, volevi capire Sì, volevo capire un come, po' cioè, che cosa come stava succedendo, cosa stava succedendo, sì. chi era Claudio Perché Dylan. alla fine posso dire che è una storia che la sufficienza la prende ampiamente e la supera anche perché, voglio dire, è una storia diciamo da 1 a 5 stelle, un 3 stelle piene, 3 stelle qualcosa, diciamo così. 3.2. Diciamo che paragonato all'altro Dylan, quindi gli anni selvaggi, è una storia completamente diversa, Sì. cioè, quindi non si può paragonare. Magari uno si è iniziato a leggere Dylan Dog dagli anni selvaggi e poi ha letto questo cronodramma. Che cazzo stai Sì, che scrivendo? cazzo è successo? Discopriamo Può dire che adesso. cosa è successo? Perché comunque questa è una storia un po' più. Non è facilissima da digerire. Non in senso negativo, nel senso, ragazzi, non è una brutta storia Ci assolutamente. penserei, vediamo, cioè Però è che una storia di quelle da prendere subito. Cioè, non è estimi. che tu leggi le prime 20 pagine e lo abbandoni, dai, detto così, non lo puoi abbandonare. No. Cioè, alla fine, poi la storia si riprende alla grande, perché Dylan Dog e Ambrosini, cioè, ovviamente non lo scopriamo certo noi. Quindi è una storia che secondo me prende ampiamente la sufficienza ed è consigliata ad un certo tipo di lettori, nel Lo senso, chi legge Dylan Dog abitualmente come noi conosce conosce Dylan Dog e questo lo e conosce digerisce. questo tipo di Sì, storia. lo digerisce per bene. Magari uno che si è avvicinato da poco al mondo di Non è proprio Dylan, il primo, non so non è se possa. proprio, Sì, non è indicato come non è primo. indicato come prima storia, cioè, nel senso, se dovete iniziare a leggere Dylan, iniziate con Gli anni selvaggi. E Sì. questa non è una sviolinata a Barbara Balaldi, è proprio una questione di metro di paragone tra i due albi. Questa storia invece è per chi mastica Dylan, non dico da parecchio, ma per chi mastica Dylan e lo legge da qualche anno, Sì. diciamo così. Nonostante tutto, comunque sentiamo di consigliarlo alla gente perché è una buona storia, è una buona storia, dà degli ottimi disegni. E quindi ragazzi, questo Dylan Dog numero 365, cronodramma, è comunque per noi da Sì. promuovere. Quindi vi rimandiamo alla prossima recensione, però mi raccomando, l'8 febbraio esce il Color Color Fest, Fest. che io prenderò e sicuramente, molto probabilmente, farò anche una Beh, recensione. buono, beh, buono Sì, il buono, il il brutto e la brutto e la cattiva. cattiva. Vi andrò Color Fest numero 20, io la consigliamo e poi il prossimo mese ovviamente ci sarà la recensione del prossimo Dylan Dog. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao. Ciao ciao.